così Crosta, Freedom, Crusca, Pumba, Dorothy, Mercoledì, Bartolomeo, Ursula, Carolina e Spino sono state... È stato doloroso stamattina svegliarsi con questo pensiero. Allora, io non conosco Crosta, Freedom, Crust. Cosa sono secondo te? Nickname. No. Animaletti. Animali, bravo. Che animali sono? Maiali. Bravo. Crosta ti ha fatto venire in mente maiale? Quale, no, quale... Ursula. Ursula ti ha fatto venire in mente maiale. Questa qua è una notizia terrificante, bro. Lo so. La sai. Questi maiali sono stati uccisi per prevenire la peste suina. Ed è terribile. Cosa? Che siano stati uccisi. Perché erano dei maiali. Intanto avevano un nome. Tu... Ma no, non vuol dire niente. Ma come no? Hanno principio di identità il nome. Se tu gli chiedi a un maiale che nome hai. Non ti... Secondo te, chi era il più avaro del porcile? Cosa mi dice Dorothy? Dorothy quindi la più avara del porcile. Chi era la più bella del porcile? La più bella... Spino. Spino, Spino è un nome maschile, la più bella. Ah, Vabbè, il più bello Spino, la più bella... La più bella è... Crosta. Ok. E secondo te la Troia, maschio o femmina? Sempre quindi... Dorothy. Sempre Dorothy, la più puttana del porcile. Ragazzi, è stata veramente... Comunque era mercoledì la più bella del porcile, hai perso la tua occasione. Okay. E sono stati uccisi per prevenire la peste suina. I poliziotti hanno menato... C'era anche Maria Sofia Federico, te la ricordi? Quella che sì, parlava. Un botto alle radio. E niente, le hanno picchiate, le hanno, si sono lamentati. Che hanno piacere, detto, che piacere. Che cosa? Cioè, mi fa piacere. Che cosa? Che abbiano picchiato a tutti. Manganellate, bro, sì, e difendevano, sì, i maiali. Bravi. Finalmente le forze dell'ordine che fanno qualcosa in questo paese dove fanno cose strane le persone e nessuno fa niente. Bravi, magari arriviamo alle pistole il prossimo anno. No, non ho niente pistole, speriamo che non sparino comunque. Le taser. Ah, le pistole taser, certo. Quindi sempre per immobilizzare. Sì, sì, sì. Eccoci qua. Allora, stavano dicendo Ursula e Carolina purtroppo sono state, sono state manganellate. Dai, queste robe qua. Un cazzo di porci, io li mangio, dai, via, via. Lo sai? Sì. Che bei caschi. Ragazzi, per chi non lo sapesse, ieri o l'altro ieri sono entrati i vigili del fuoco in casa nostra. Ed è stata proprio una storia carina. Detto questo, ho contattato l'amministratore di condominio. Che ha detto? Il proprietario, aspetta. È veramente stata una serata incredibile. Il proprietario. Il danno era grande. Il danno era grande. Quella di sopra, quelli a due piani sotto di noi, e c'è stata una maxi riunione in salotto di tutte queste personalità. C'erano. Hai foto di sta cosa? Sì, qualcosina c'ho. Vuoi vedere? E c'erano anche altri poi. Questi sono i vigili del fuoco. Hanno chiuso la strada. Allora, cos'è successo, ragazzi? Inviali sul gruppo. No, non posso perché è omissione di persona. Sono arrivati tutti quanti. C'è stata questa maxi riunione. Io ho detto, ragazzi, pasta al pomodoro per tutti. Io ho detto, abbiamo mangiato la pizza. C'è stato anche un bel momento ricreativo. E praticamente quella di sopra non c'era. Rossella. E come ha fatto? Era in Sardegna. E come ha fatto ad allagarsi tutto? Piano piano. Noi avevamo delle perdite dal bagno, dalla plafoniera. Che, cioè, dalle viti della plafoniera. Dalle viti della plafoniera continuava a scendere dell'acqua. Io ho chiamato tutti quanti quelli che sapevo di questo condominio. Sono venuti tutti sopra. E ad un certo punto, man mano che la conversazione andava avanti, a Tavernello è spuntato il muro tutto annacquato. E quelli ancora sotto ha cominciato a perdere anche a loro. Ma è un disastro condominiale. Quindi hanno detto, ma cosa cazzo dobbiamo fare? Perché io ho chiamato anche Rossella. Ho chiamato Rossella, che era quella di sopra, che quindi era plausibilmente la colpevole di tutto. Però questo. Però se era via vuol dire non aveva niente aperto. Se era via le ho chiamato e ho detto, io ho chiuso tutto quanto, non mi entrate in casa perché se no mi rubano tutto. Ho detto, Rossella, tranquilla, poi sono i pompieri in casa. Perché l'amministratore invece è entrato e ha detto, noi chiamiamo subito i pompieri e le spacchiamo la porta di casa ed entriamo a vedere che cosa succede, perché non possiamo. E le rubiamo tutti i gioielli. E le rubiamo tutta l'argenteria. Cioè, per lei sarebbe dovuto allagare tutto fino a quando non tornava. Più che altro l'inizio era così. Poi, siccome si è radicato in tutto quanto, si è convinta anche lei, ha detto, per favore spaccateci solo, spaccatemi almeno solo la finestra.
Dunque, sono arrivati i pompieri, i grandi. Io rispetto solo i pompieri, ragazzi, io lo dico. È una frase che dico spesso da 3 anni a questa parte, forse di più. Rispetto solo i pompieri. E i vigili del fuoco entrano. Io mi occupavo dell'accoglienza, perché poi alla fine tutto si districava. È stato proprio un momento conviviale, di divertimento. Sono arrivati, abbiamo fatto tutti i moduli, la compilazione. Alla fine siamo arrivati alla soluzione. Anche i vigili del fuoco hanno detto: dobbiamo spaccare di sopra la finestra. Sì. Io mi ero messo al balcone per fare i video, ovviamente, perché sono una persona senza cervello che porta zero rispetto. Sì, fuori testa, sì. E volevo solo fare un video dei pompieri, perché io amo i pompieri. E sono arrivati con questa scalona, che è incredibile, bro. Ma che scala, è una roba pazzesca. Poi va in obliquo, sì. Aerodinamica, è spaziale, è fortissima. Parte dal camion, quello che ti ho fatto vedere, fa una roba in obliquo, arriva sopra. Io ero lì per fare il video e cominciano a crollarmi i cocci di vetro addosso, perché lei ha spaccato tutto quanto con una violenza inaudita. E ha cominciato a crollare cocci di vetro sopra la mia testa, over my eyes. Lacrime sui miei eyes. Sei un po' un idiota, però, Daniele. C'era sopra di te, letteralmente. Però ero troppo estasiato dal loro lavoro. Ma potevi solamente tenere il braccio così? No, è il balcone è sotto di noi, quindi ha spaccato e sono decaduto sul balcone. Dovevi quindi fare un video così senza stare così. Ma no. Un po' idiota. Alla fine hanno spaccato tutto quanto. Mi sono un po' invetrato, ma ne è valsa la pena, devo dire la verità. Sono tornati i vigili del fuoco per fare un piccolo salutino, eravamo così, e alla fine ci siamo salutati tutti noi del condominio. E quindi, secondo me, questo è stato un bellissimo momento. Bellissimo. Anche per... Cosa c'era di aperto? Alla fine era... Siccome hanno riattivato il gas, lei aveva aperto tutti gli sfiatatoi dei termosifoni. Così, non si capisce il motivo. E c'erano tutti gli sfiatatoi dei termosifoni aperti. Quindi, siccome hanno acceso il riscaldamento, ha cominciato a perdere e a grondare acqua ovunque. Ma tantissimo, aveva la casa allagata. Non lo so, non mi sono informato sulla sua casa. Quindi, alla fine, era quello il problema. Tu non so se l'hai visto, ma c'era proprio il muro. Sì, tantissimo. Totalmente allagato. Era un dannone. Chi pagherà? Vetro negli occhi, sì, inculata, amiche, pagherà per ridere, Rossella. No. Sì, non so se ci sia effettivamente qualcosa da pagare, se c'è un tubo che sta perdendo chissà che cosa. Comunque sì, la colpa non è nostra. Io ho subito fatto il mio dovere. Ma Mario non aveva capito niente, pensava fosse la vostra lavatrice. Sì, ha pensato male. E vabbè, detto questo, pensava di averli chiusi, ma sì, ma certamente. Momento orgia condominiale, no. Però alla prossima volta magari un'inculata etero potrei proporla a tutti i ragazzi del gruppo. Vedere anche come rispondono a questo bellissimo momento. Siamo sbadatissimi. Detto questo, andiamo avanti un piccolo momento. Le migliori frasi rap. Fermo. Mi dicono spesso: ma che musica ascolti, Daniele? Secondo me il rap, ora come ora, sta dando il meglio di sé. L'amore finto no, piuttosto da solo. E questa è una delle frasi che riesce a incarnare lo spirito di Mambo Losco, una persona... una persona solitaria, una persona che sa quello che vuole e che ci manda questo messaggio così potente, così forte, che ci sbatte in faccia la realtà e ci dice che l'amore finto... No, ma esisteva già questo messaggio. Dai, smetti. Che chi la capisce e chi la capirà. Troppo. No, è facile da capire. Tu come la interpreti? Non c'è niente da interpretare, visto che non è poetica. Un garettiano, oserei dire. No, non c'è niente da dire. Il rap fa schifo come lo faceva prima, forse lo pure peggio. I miei nonni, dei miei nonni dicevano: meglio soli che mal accompagnati, è la stessa cosa. Lui dice amore, così è più relatable con i giovani. Amore finto, no. Piuttosto da solo. Vedi già, questo già momento, detto, questo già, movimento. Già detto. E questo fa empatizzare tanto. Dovresti mettere anche la virgola dopo no, Mambolosco. Ed è bellissimo perché Mambolosco è anche fidanzato con Giulia. Si lascia. È finto, quindi lo rende ipocrita. Perché è finto? Come fai? Giulia. Nome da tradita già 6 volte. Oh, amore finto no, piuttosto da solo. Ma lui è solo. Si scopa Giulia solamente perché le vuole un buco, è uguale a stare soli. Per lui è vero. Ma che cazzo ne sai di Mambolosco? No, di lui niente, sono dei rap. Fare un culo, scusami.
Quando toccano i miei idoli divento pazzo. Si sono lasciati, cosa? Veramente? Non penso che si siano lasciati. Va bene, e comunque grazie Mambolosco per avermi aperto gli occhi. Io ho pensato molto a questa frase, tanto da metterla anche qua. L'amore finto no, e come anche la interprete, l'amore finto no, piuttosto da soli. Capito? Da soli? Da soli. Va bene. Ok. Alexa, riproduci una canzone di Mambolosco. Riproduco in ordine casuale Mambolosco e altri artisti simili da Amazon Music. L'amore finto no, piuttosto da solo. Ti è piaciuto? La conoscevo già, minchia. Alexa, basta. Perché? Rabadantan. Perché tu non capisci che cos'è Rabadantan. Bro, hai appena provato che sono bugio, l'ho detto su Mambolosco. Perché? Visto che non era lui. Come no? No. Quindi inventa qualcosa del fatto che lo sapevi che non era lui. E non era Mambolosco? No. Ha fatto una canzone uguale. No. No, era Mambolosco. Metti quella uguale di Mambolosco. Mambolosco? Alex. Mi metti una canzone di Mambolosco. Quella uguale a quella. Riproduco in ordine casuale Mambolosco e altri artisti simili. Da Amazon. Tanto basta. Mamma mia, mi ti giuro che entro in un mondo diverso con Mambo. Comunque quella di prima c'era Mambolosco. Però brutto il rap. Dici? Sì. Però io amo il rap vero. Cioè il rap falso no, piuttosto rap vero. Quale? Questa è una cosa che dico. Quale? Quale? Un rap vero. Sembra falso sto rap. Sembra che siano IA che stanno cantando. Hacker? IA, intelligenza artificiale. Ah, perché tu sei un hater. E un vero rap potrebbe essere annusato nelle note di Tupac Shakur. Oppure piuttosto che un... Cosa hai fatto? Ho cancellato il Mambolosco. Perché? Mi dà fastidio. Dopo il trasferimento a Londra è tornata in Italia. Debutterà il 3 novembre, nuova avventura per Barbara D'Urso. Spero che te il ritorno di Barbara D'Urso in Italia per un amore speciale. Ecco quando e dove. Io ogni volta che la vedo triste... Finalmente! Minchia, lei è tipo la peggiore essere umana del mondo. Dai, ma perché sì, devi sempre fare così? Ma lo sanno tutti. Guarda, quel sorriso come fa a essere finto? Tramite il silicone. Poi guarda, sta mettendo pure le T-pose perché rappresenta le ali della libertà. Stupendo. Una foto artistica. Forse una foto rap, oserei dire. Comunque, finalmente Barbara D'Urso ritorna sui nostri maxi schermi con la sua nuova avventura che debutterà il 3 novembre. Quindi ragazzi, accendete i canali, sorridete, perché la T-pose è dietro l'angolo. Vogliamo sulle ali dell'intrattenimento con la Barbara. Bro, hai solo messo notizie così? Hai solo messo notizie così? Bro, piano piano, perché? Fishball, Mambolosco e Barbara. Fishball è lo sponsor, non è una notizia. Okay. Mambolosco invece è una frase che a me ha commosso. Ok, questo è ChatGPT quando gli chiedi chi è Sdrumox. Sdrumox è il nome online di Dario Moccia, un noto creatore di contenuti italiani su YouTube e altri social media. È particolarmente noto per i suoi video legati ai videogiochi e alla cultura nerd, ma ha affrontato una varietà di argomenti nel corso della sua carriera online. Il suo canale YouTube è molto popolare in Italia ed è seguito da un vasto pubblico di appassionati di giochi e cultura pop. Questo è ChatGPT quando gli chiedi chi è Sdrumox. Così mi ha scritto quello che me l'ha mandato. Vogliamo fare la prova? Non è che magari cambia ogni volta. Oppure cosa... È manipolabile. Può essere... Magari l'ha manipolato un po' affinché... Vediamo. Penso io. Beh, non ha sbagliato. No, ha sbagliato. Siamo due persone diverse, capito? Ciao, Sdrumox è il nome di un noto youtuber italiano specializzato in contenuti di intrattenimento, giochi e vlog. Non penso tu abbia mai fatto un vlog. Non ho mai fatto un vlog. Tuttavia, le informazioni sulla sua attività e popolarità potrebbero essere cambiate dopo la mia data di conoscenza dal settembre 2021. Puoi cercare le informazioni precedenti su di lui online o chiedere ulteriori dettagli specifici. Sdrumox è un noto youtuber italiano che è particolarmente famoso per i suoi video di intrattenimento, spesso orientati verso il mondo dei giochi. I suoi contenuti includono let's play, recensioni di videogiochi, video divertenti, vlog e altre forme di intrattenimento online. La sua personalità scherzosa e il suo stile di presentazione gli hanno guadagnato una vasta base di fan. Tieni presente, la sua attività online potrebbe essere cambiata. Stessa minchia di prima. Si chiama Marco Marrino. Ah,
Vediamo un po'. Ha creato un nuovo influencer italiano, nuovo progetto per la sua presenza su piattaforme come Instagram e YouTube. Secondo me popolarità per i suoi contenuti di viaggio, lifestyle e moda. Veramente? Sì. Merino ha condiviso le sue avventure di viaggio in diverse parti del mondo. E ha anche collaborato con vari brand e aziende nel settore della moda. Però sei pure gay per le cazzo di ChatGPT. Che cazzo vuol dire? Perché chi si veste è gay. Io con quello schifo di pantalone che hai, socio. Me l'hai dato te? Non questo, questo è fighissimo. Srumox al secolo Losco Mambo è un noto scrittore italiano. Per opere come 50 sfumature di Beige. Oh, 1600. E storie di ordinaria follia. Perfetto. Daniele Bel Socione. Non penso che questo sia così inventato. Rumox è un personaggio controverso nel mondo dello streaming. Il suo vero nome è Daniele Simonetti, ed è nato in Milano nel 94. Niente. Ha iniziato a trasmettere su Twitch nel 2017. Non è vero. E ha rapidamente guadagnato popolarità per il suo stile provocatorio e irriverente. Però non vuole farsi vinculare eteramente. Ricordiamoci. Rumox è stato spesso criticato per i suoi contenuti, che sono stati accusati di essere offensivi e sessisti. In particolare è stato criticato per un video in cui ha fatto commenti offensivi sulle donne con disabilità. Nel 2020 Srumox è stato bannato permanentemente da Twitch per aver violato linee di guida, piattaforma contro l'odio e la discriminazione. Da allora ha continuato a trasmettere su altre piattaforme come YouTube e Trovo. Non te l'ho mai detto, bro. Streamo su Trovo. Non lo sapevi? Fai su Trovo? Su Trovo ogni tanto faccio articoli di tipo piccola gioielleria, bigiotteria. Bello. Sì, 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 è una roba che è una mia passione. Trovo, ok. Ecco alcuni dei fatti più tardi, dei dati importanti della vita e carriera di Srumox. Nome reale, Daniele Simonetti. Data di nascita, 94. Luogo di nascita, Milano. No, niente. Carriera streamer su Twitch, YouTube e Trovo. Controversie, accusato di contenuti offensivi e sessisti, ban permanente a Twitch 2020. Ecco alcuni contenuti più controversi di Srumox. Eccoci. Video sulle donne con disabilità. In un video del 2019... No. Srumox ha fatto commenti offensivi sulle donne con disabilità, definendole anormali e non desiderabili. L'esatto contrario hai fatto. Ho detto l'esatto contrario. Commenti sessisti. Srumox ha spesso fatto commenti sessisti sulle donne, definendole puttane e troie. Non è vero! Attacchi a personaggi pubblici. Ma non è vero! Srumox ha spesso attaccato personaggi pubblici come Fabrizio Corona e Luis Salvo. Ma lui che mi ha attaccato! Srumox è una figura controversa. Mi ha dato del gay! È anche un personaggio popolare e influente. Non è un'offesa. I suoi contenuti. Sì, non sono gay. I suoi contenuti hanno attirato milioni di spettatori e la sua storia è stata oggetto di numerosi articoli e documentari. Ma è tutto il contrario. Come la canzone di Fedez. Se qualcuno può linkarmi una live di Trovo di Daniele, vorrei vederla. Grazie. E i voti non si salvano su Trovo. Merda. Nikita Pellinson vende corsi di motivazione sulla depressione a 300 euro. Ma non è psicologa. Compriamone uno. Compriamo un corso di Nikita Pellinson? Sì, così capiamo come non essere depressi. Soprattutto la nostra fanbase. Allora, lei, mi sono informato, e non ho capito se è la vincitrice, ma comunque una di quelli che è uscito dal Grande Fratello VIP. E ha fatto cominciato a fare questi corsi motivazionali sulla depressione. 300 eurozzi. Compriamo. Lo compriamo e poi facciamo una recensione? Sì. Ragazzi, che ne dite? Molti di quelli che ci seguono soffrono di depressione e tristezza. Possiamo aiutare qualcuno? Secondo me potrebbe essere... Che ne dite, ragazzi? Vi piace come idea? Recensione... Quando lo concludiamo, che sarà comunque un bel mattone, immagino, 300 euro di corso sulla roba deve essere pazzesco. È un ex di Nasca. È una ex di Nasca, a posto, minchia. Un curriculum pieno. Perché abbiamo un uomo di 58 anni, ma... Una malattia cardiaca allo stato addominale ha ricevuto un trapianto di cuore di maiale. È la seconda operazione di questo tipo al mondo. E io qua non ho visto nessuna Maria Pia Sofia fuori dall'ospedale a dire non uccidete quel maiale, non dategli il cuore a quest'uomo di 58 anni che sta crepando. Ma sta qua era già aperta, bro. Non lo so, Marco, l'hai bevuta te? Sento una cosa di strano stomaco. Sì, bro, noi imbottiamo di cherosene ogni cazzo di bottiglia d'acqua. Momento Zoomer! Vai! Come cazzo faccio? È impossibile. Ma cos'è? È rosa? È una macchia del maiale? Qualcosa del maiale? Piccolo de zoomino. Labbro? È qualcosa del vecchio, tipo una roba, un neo del piccolo vecchio. Zoomino.
la barba del vecchio. Però non la voglio come vittoria questa. Perché? Qua. Perché? Hai dezoomato 3 volte. Ok. Mi prendo uno 0.30. Io volevo un po' confonderti, visto che qua è anche molto simile. No, mi prendo uno 0.30, non riesco a prendermi un punto pieno. Tu spesso... Dai, un punto. Magari te lo faccio più difficile dopo. Va bene, stronzo. Bimba di 7 anni chiede a Papa Francesco chi ha creato Dio, ma la risposta non la convince. E c'è Papa Francesco che sta impilando dell'energia cosmica con le sue mani per dimostrare come Dio ha fatto tutto quanto. Peccato che è così forte l'attrazione gravitazionale dell'energia cosmica che sta risucchiando, che la sua faccia sta inevitabilmente sciogliendosi per arrivare vicino a ciò che sta creando. Bro, il sito che prima parlavi te ha una rettifica, vuoi che te la legga? Certo. Hai ragione, Sdumox è stato bannato da Twitch per aver fatto una battuta sui neri. La battutina incriminata è stata fatta durante l'era del 6 maggio 2020, in cui Sdumox... è vero? Boh. In cui Sdumox e il suo amico Croix89 giocavano alla roulette. A un certo punto Sdumox ha detto che se avesse dovuto scegliere tra una donna down e una donna nera avrebbe scelto la donna down. Sentito questo? Se una donna down e una donna nera, sceglievo la donna down. Bannabilissimo, effettivamente. La battuta di Sdrumox ha suscitato l'indignazione di molti utenti di Twitch che hanno segnalato la live alla piattaforma. Twitch ha quindi deciso di bannare Sdrumox per hate speech, ovvero incitamento all'odio. Sdrumox ha successivamente ammesso di aver sbagliato e si è scusato con le persone che si sono sentite offese dalle sue parole. La risposta era: tutte le donne sono belle, quindi. Okay. Tuttavia il ban è rimasto in vigore. Sdrumox ha iniziato a smettere su YouTube dopo il ban. Il suo canale YouTube ha attualmente oltre 1,5 milioni di iscritti. Ma è totalmente casuale. Mi scuso per l'errore. Sto ancora imparando e farò del mio meglio per fornire informazioni accurate in futuro. Ma anche la parte 2, mandalo Andrea. Il partner lavorativo di Sdrumox è Francesco Fra Grassi. Fra è un videomaker e montatore che lavora con Sdrumox dal 2016. I due sono usciti su Twitch. Ma si lavorava al bar. I due sono usciti su Twitch e hanno iniziato a collaborare per creare contenuti per il canale di Sdrumox. Fra è responsabile. Ragazzi, merda. Fra è responsabile del montaggio dei video di Sdrumox e la creazione di contenuti speciali come clip, trailer e video musicali. È un grande sto Fra. Sì, infatti Fra Grasso è anche presente in molti video di Sdrumox come conduttore o come ospite. Fra è un personaggio popolare tra i fan di Sdrumox, è conosciuto per il suo senso dell'umorismo e per la sua capacità di creare contenuti divertenti e coinvolgenti. Vero. Ecco alcuni dei lavori di Fra per Sdrumox. Montaggio dei video di Sdrumox, creazione di clip, trailer e video musicali, co-conduttore di alcuni video di Sdrumox, ospiti in alcuni video di Sdrumox. Fra è un partner importante per Sdrumox. I due lavorano insieme da molti anni e hanno creato contenuti di successo per Twitch, YouTube e altre piattaforme. Immagino su Trovo. Su Trovo io e Fra Grasso abbiamo... Porca puttana. Francesco Fra Grasso. Francesco Fra Grasso. Va bene. Anche chiamato Fra. Ah, Lazza. Eccolo qua. Lazza, lo stupratore nera della Siria. Lo chiamavo. Ma così. Quella mano. Quello che ti volevo. Quella mano. Cosa le è successo? Lei racconta tutto su TikTok e il rapper risponde. Perché Dio, il vero snap. Bro, allora intanto un grande complimento alla camicia fatta di cancelleria. No, sì. No, di parrucche, così da parrucchiere. No, è roba cacciavite. Da cucito. Cacciavite, non mi sembra. Qua c'è il metro, qua c'è la forbice. Vabbè. Momento zoom. Vabbè, ma non hai neanche letto l'articolo. Ma neanche il titolo dell'articolo. Vabbè, facciamo un momento zoomer. Devi indovinarla subito questo. Non accetto compromessi. Sai già dove andare. Sì. Vai. Penso lo smalto bianco dell'unghione. No, è il muro. Lazza nega una foto a una fan. Le racconta tutto su TikTok e il rap risponde. Porco che manona. Va bene. È 3D senza occhiali quella mano. Ma poi double fuzz, bianca e nera, è tutto.
umiliato. Ti due etnie ti schiaffeggiano. Sentito la mia schiaffone. Oddio, che spremi agrumi vivente quella mano. Va bene, ma volevo guardarla ancora un pochino. Sono tutti pollici, bro. Mi sa da simpatico Lazza, sai? Ha una faccia da simpatico. Lazza sembra uno di noi. O chissà. Che c'è scritto? L'Astirio? Siria. Ah. Credo. O forse Sirio. O Sirio. Tipo il suo figlio. O il cagnolino. Sì. O non lo so. Qualsiasi altra cosa. Il nonno ultra in trasferta a Salerno a 87 anni. Salta e canta. Paolo e il suo amore per il Torino non si discute. Ma anche la sua tripla ischemia che l'ho attaccato. Cos'è l'ischemia? È quando ti scoppia una vena del cervello. E che tratti inizi ad avere? E tipo ti si deforma la faccia, magari ti diventi tipo così, ti blocchi. Ah, ok, tipo l'ictus. Sì. Che vuoi dire su Paolo? Che ha questo, la falangetta dell'indice della mano destra. Oh, scusami. Porca puttana, a proposito di mani. Si è sentita presa. Che è molto... Ma dove guardi te? Scusa, quando guardi una foto, come fai a guardare questo? Tu ti stupisci sempre di questa mia non skill. Sì, ho capito, ma c'è tutto questo e tu sei andato a vedere. Vabbè. Però sono immense. Porco. Che salsicciotti che sono. Porco. Che costano tipo 2 euro, entrano 16. E sono salatissimi, anche se non gli metti sale. Ma come fai a spararti un ditalino e poi provare qualcosa? Questa è un po' la mia considerazione. Va bene, andiamo avanti. Oh, ah, Giulia Lamarca. Ma sembra molto quella tizia con cui stavo. Azzalina? No. Lucilla. Lucilla. Fusse, ho Giulia capito chi sei. Lamarca, l'influencer che racconta la moda in carrozzina. Non essere rappresentati è come non esistere. Sai che non è per un cazzo vero, Giulia? Ma poi dov'è la sua disabilità? Guarda come piega bene ste gambe. È una bugia di me. Che merda di frase. Non essere rappresentati come non esistere. Non è vero, puoi vivere una vita normalissima anche se nessuno parla di te, porco. O di chi come te. Che palle. Ma poi parli adesso che praticamente se sei in carrozzina già sei meglio di chi cammina. I disabili siamo noi. E va bene, Giulia Lamarca, potersi non prendertela con lei che ha semplicemente no, detto... No, è una frase pesante. Ho capito, ma vuole farsi le foto anche lei e falle, ha detto... Falle, ma no. già tu sei un simbolo, Giulia Lamarca. Bro, non te la prendere, semplicemente è una in sedia a rotelle che non ha mai avuto modo di esporsi esteticamente così tanto e ha detto, dovremmo farlo anche noi, rappresentiamoci. Fallo, ma non dire che se non vieni rappresentato non esisti, perché non è vero, non è vero. Non è che se la Biancaneve nuova la fanno bianca invece che nera come la vogliono fare, i neri esplodono ovunque si trovino. Effettivamente tu non hai mai preteso niente da uomo cacca, non hai mai detto dovrebbero giocare di più con la merda, non mi sento rappresentato. Bravo, sai chi mi rappresenta? Io. Io sono il mio rappresentante e nessun altro. Che parole da uomo cacca. Complimenti. Grazie bro. Grazie a te. Il mio fragrasso. Fragrassi. Ho appena scoperto di essere sapio sessuale. Gigi chat. Anche perché sono contento. Ciocobina un appello. Chi è Ciocobina? È una ragazza che fa live. Ciocobina, anche io sono sapio sessuale. Gigi chat per noi. E se vogliamo. Ma che vuol dire Gigi chat? Gigi chat, come dire, raga, Gigi, siamo ma con sapio. Chi sta parlando? È pazza. Oi. È pazza. Lascia stare Ciocobina. No, è una bugia, non è sapio sessuale, è una bugia, sta mentendo. Gigi chat. Non c'è nessuna chat. Guarda. La vedi? Ma no, questa è tua. Nostra. Nostra, ma non di Ciocobina. Anche di Ciocobina. No, se di Ciocobina ne vado. No, è anche di Ciocobina. Non no, fare... No. È anche di Ciocobina. No. Gigi chat, ragazzi, siamo tutti sapio e sono contento che... Io non sono sapio. Sono cronosessuale. Cronosessuale, sempre, che ore sono? Mezzanotte, giorno pari, sei etero? Etero. Ok. Ciocobina, sentiamoci per telefono. E ribadisco, Ciocobins, anch'io sono sapio, quindi la nostra minoranza si allarga. Ma sapio sessuale che significa? Che leggiamo un botto. Che? Leggiamo un botto. Tipo? No, quello è tipo... Lettore. Librista. Sì, può essere. Sapio sessuale è tipo... No, sapio sessuale è che l'attrazione mentale è superiore... Sessuale. L'attrazione mentale... È la cosa che ci spinge ad avere un rapporto sessuale.
Quindi lei è intelligente come donna? Bro, io... Bro, ho visto questa live che era una sorta di pub dell'amico e mi ha fatto venire i feels e dove c'erano tutti ma... Quindi copia, Dario? Vabbè no, cioè non, Lost era un'altra, non era Ciocobina. Ciocobina ovviamente era invitata. Okay. Ho fatto anche una cosa sul mio gruppo dove abbiamo assistito in diretta a questa live incredibile, dove c'era Albi, che io saluto, Hyper Albi, veramente un personaggio incredibile. E c'era anche lei e ho detto chissà se è sapio. E alla fine era sapio. GG chat. GG. Non sei sapio sessuale se ti piace solo la fica. Riccardo, abbuffami sto cazzo. Va bene, possiamo andare avanti, bro? Non trovo Ciocobina. Ciocobina.exe. Dopo il ban, Simonetti ha continuato a trasmettere su YouTube, dove ha raccolto in solo oltre 1 milione di iscritti. Quanto? 4 milioni? Milioni. Ah, sempre 1 milione. Nel 2021 ha anche lanciato un'app di streaming. Modo 31 ha donato 2,36 euro. Trovo? Nel 2021 ha anche lanciato un'app di streaming chiamata Drumox Live, che è stata successivamente rimossa dal Play Store. Ragazzi, se volete seguirci su Drumox Live non si può più, purtroppo. Però se ce l'avete, non cancellate l'app. Per chi c'era sa. Chi c'era sa. Spara all'amante del marito mentre gli fa sesso orale. Lei morde, lui quasi è virato. No bro, è una filastrocca. Che casino. No aspetta, è momento rebus questo. Vai. Spara alla lei è una moglie e spara all'amante del marito, che anche lei è una donna, mentre questa amante gli sta succhiando il cazzo. Lei che si spaventa morde e lui quasi è virato. Cioè, hai capito? Sì. Che scena incredibile, porco. Momento, no, non voglio che... Voglio andare avanti. È morto Matteo Messina Denaro. È morto a 61 anni, il boss di Cosa Nostra, catturato dopo 30 anni di latitanza. Il 16 gennaio del 2023 il super latitante era da tempo malato di cuore, di tumore al colon. Cuore proprio non c'è scritto, ma neanche minimamente. Momento. Allora, puoi fare il momento zoomer, ma devi dire almeno una cosa prima. Io ho letto una notizia più interessante di questa, cioè che lui è morto, ma prima di morire ha detto qualcosa tipo... Lui ha lasciato un testamento. Vabbè, tipo lascio tutte le mie pistole cariche a mio figlio. No, il testamento è anche qualcosa di... Era la sua dichiarazione alla polizia, il suo testamento. Su chi ha sto cazzo, Matteo? Tu e la tua famiglia, Lord. Senti, momento zoomer, via. Io invece rispetto assolutamente Matteo Messina Denaro, mi sembra un uomo che ha fatto delle cose sbagliate, ma comunque un uomo, un criminale giusto, un criminale onesto. Ma sbagliava i bambini nell'acido, bro. No, non era lui. Infatti vedi che... Chi per lui? Un altro era. Che mandava lui? Mm? Che mandava lui? Questo non posso saperlo. Lo puoi sapere, è facile da sapere. Un criminale onesto, grazie a Matteo Messina Denaro per tutto quello che hai fatto, perché comunque so che quello che facevi era per il tuo giro, ok? Non era per gli altri. La mafia. Vuoi fare il momento zoomer? Vuoi fare il momento zoomer? 3, 2, 1... Ma chi è questo bel ragazzotto dietro? È lui da giovane. Ah, è carino comunque. Già. Mi ricorda la Boraspanti. Ritiralo. Perché? Nessuna personalità brutta o bella che abbia un minimo di rilevanza può essere paragonata alla Boraspanti. Per me. Lo ritiro. Grazie. Vai. Un microcosmo? Che cazzo è? No. Non è un microcosmo, Dani. Però è impossibile, che è? Non c'era nella foto. Nel zoomino? Blu. Occhiali. Conta? 1, 2, 3, 4. Fai a fare in culo. Romance Gap. Ragazzi, qua alzo le mani perché sono colpevole e sono pronto a redimermi, perché quanto è vera questa cosa. Le donne si sentono svantaggiate anche in amore. Che palle. Si ritengono gravate da troppa aspettativa altrui, anche quando si tratta di comportamenti legati alle relazioni sentimentali. Si parlava di amore. Che strana notizia.
Ragazzi, scusate a tutte le donne che si sentono svantaggiate in amore, perché so che oltre al lavoro e agli studi, al fatto che dovete stare sempre a casa, la differenza salariale, avete anche questo brutto svantaggio in amore. Infatti qua c'è una foto di donna e uomo, la donna visibilmente svantaggiata all'interno. È terribile, bro. È terribile. Non so... Ma in che mondo viviamo? Ma ti sei chiesto in che mondo viviamo da un po' di tempo a questa parte? Sì. In che mondo viviamo? In un mondo di bugie. Tu che ne pensi che le donne si sentono svantaggiate pure in amore? No, fanno sempre le vittime. Sempre? Sì. Dai, sta zitta un attimo. Succhiate col cazzo e basta. No, bro, così piango è troppo dura. Ma io lo so, vabbè, succhiate sto cazzo e basta. Oh. Dal seminterrato spunta resti di bimbi. Oh no. Bimbi morti, padre e figlia arrestati per incesto. Porco Dio, che... che zuppone che abbiamo tirato qua. Padre e figlia, partners in crime. No, ma voglio sapere molto di più, così, bro. Così siete tu ed Eva nel seminterrato, nel tuo bunker. Bimbi morti, padre e figlia arrestati per incesto. Ma poi incesto? Cioè che hanno fatto dei bambini, li hanno fottuti e poi l'hanno uccisi. No, padre e figlia scopano, fanno un bimbo e poi li piantano nel seminterrato. Perché non c'è un gioco horror su sta roba? È incredibile. Comunque, bro, devi essere... Cioè, questo legame qui, di questo padre e questa figlia, è indissolubile. Non esiste niente di più. Cioè, se uno... Game of Thrones insegna. Sì. Che non devi vedertelo mai più dopo la prima volta, vero? Sì, sì, non è bello. GG chat. Comunque... Super. Questo? Sì. Voghe dita. Metti full cam. Ciao Edoardo. Ho un messaggio per te. Fai almeno finta di divertirti. Cioè, secondo te, per un tuo fan, che io non lo sono, ti conosco, siamo più amici che fan, per un tuo fan è normale, secondo te, vedere che da una parte abbiamo l'esuberante, bestemmiatore, urlatore, pazzo, estroverso, scalmanato Masseo, e dall'altra abbiamo l'immobile, bagnaticcio, con finto sorriso Edoardo? Puoi almeno far finta che ti stai divertendo? Ho capito che non è lo scherzo più geniale del mondo prendere le scarpe e buttarle in mare. Poi vicinissimo anche, io l'avrei fatto a largo che dovevi nuotare. Ma puoi dare una parvenza di mi piace stare in questa coppia? Perché sto video è spaventosissimo, è un horror. Abbiamo appena giocato, dobbiamo finire la live. Fuori di testa, cioè non ho mai visto niente del genere. E riguardati dal definirmi uno stalker. Io non so un cazzo di Vogelita, di te, cioè non so niente di voi. Mi è solo spuntato a super caso sto video e ho detto: oh mio Dio, ma che cazzo ha? Eri là a mare, ti cade la scarpa. Cioè, oh mio Dio, io ti dico, riprenditi un attimo e cerca, ma menti, imbroglia, cioè fai tipo la scarpetta, ma non fare quelle risate che è semplicemente un mammalucco spaventoso, terrificante, non so che dire se non buona fortuna. Infatti. Ah, prima abbiamo fatto un grande discorso sulla gente quando si fidanza inizia a stare zitta. Sembra un po' simile. Non me la sento di giudicare Edoardo per non aver reagito ad uno scherzo così di bassa lega. Gli ha buttato la scarpa in mare, si salvi chi può. Minchia, si salvi chi può. Gli ha buttato una... È solo fastidioso, non è uno scherzo. No, no, no. E
Le donne pubblicheranno sta roba e poi si chiedono perché l'intero pianeta e tutte le principali religioni le hanno imposto rigide restrizioni sociali. Sì, non sono d'accordo col messaggio, però il concetto, posso capire. Posso capire un po' di che cosa stai parlando. Marcello, l'ennesima donna vittima, sì. L'ennesima donna vittima. Ma se Margherita sono l'equivalente di Legosci. Aspetta, e fai niente. Tanto le parla, ho capito. Non mi dare del frocio nascosto. Cosa? Che cosa, Marco? Ti prego. E chi lei si è divertita pure un sacco. Ma non ha senso. E lei è genuinamente divertita, non sta dicendo minchiate. Dici? Non lo so, bro, lanciare una scarpa in mare a me viene più un istinto di violenza che di risata. Però vabbè, ognuno il suo, come dice quella famosa frase. I malavoglia. Scritto da Sciascia nel lontano 79. Vuoi farti vedere anche questo qua? Sai chi è Dantes? No. È uno streamer di LOL che mi fa molto ridere. Ah, quello famosissimo, certo, il più famoso. Ah sì? È uno dei top tipo 5 di Twitch mondo. Ah sì? Sì. E non so se è bannato o meno, comunque. Mi sa che l'hanno bannato. Comunque lui ha fatto questa dichiarazione che vuole scoparsi gli Yordle. Ha detto: voglio scoparmi gli Yordle. Sai chi sono gli Yordle? La razza di pseudognomi furri di LOL. Sono Tristana, Timo, che sono quello piccolino. Quelli sono tutti gli Yordle. Okay. Ha fatto questo video che, non so, ha fatto ridere, ha detto... Vantaggio Twitch Live, refuse to partner with me because of my brand risk. Consider this video me sincere apology as well as my process for the future. Please Twitch Live again and just send me on this one. Come to my attention that Twitch and Riot refused to partner with me because the ring must be destroyed. Video, my sincere apology as well as my promise for the future. Need to read his tweets and argue it. One of the things I got most well known for was saying that I wanted to fuck yours. And in response, I just wanted to say I'm sorry. I'm sorry that yours have such a tight bun, supple, firm breasts. Wide mouths that can fit anything inside of them, and that they look so fucking hot. In the widest words of Porky, no way he has one. Oh, thank God. I'm coming. Come dice Corky, sto venendo. Va bene. Si fotte un tigro. Si fotte un piccolo tigro. Non so, mi ha fatto troppo ridere. Sto tizio mi fa spaccare. Sembra veramente un bruciatissimo di League of Legends. Cioè, proprio questo è veramente il tipico giocatore di LOL. Ne ho conosciuti almeno 6 così. Veramente bello. Detto questo, è già l'una. Abbiamo già abbondantemente passato il momento. No, bro, il tuo gioco non puoi cominciare così.